Ora la prossima nostra relatrice, Aurélie Gendron-Claudel, dell'Università Parigi-Sorbona, ci parla, la relazione si chiama «Giacché non è un eco l'aceto», i rapporti tra Tommaseo e Achille Mignon, 1838-1927. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori del convegno per avermi associata a questi lavori. È un onore, nonché un piacere, presentarvi una ricerca di cui temo tuttavia che il carattere marginale possa avere a chiusura dei lavori un effetto alquanto soporifero, soprattutto se penso che il convegno sia aperto con una relazione sul cosmo, finiamo davvero con il microcosmo, di un modesto poeta francese, Achille Mignon. Eppure cercherò di mostrarvi come i rapporti intercorsi tra Tommaseo e Achille Mignon possano in qualche modo illuminare la questione della ricezione dell'opera di Tommaseo in Francia, ma anche la ricchezza degli scambi interculturali tra Francia e Italia nell'Ottocento attorno al concetto di poesia popolare. Achille Mignon, poeta oggi quasi del tutto dimenticato, nacque nella Nièvre, regione rurale del centro della Francia, dove trascorse tutta l'esistenza. Il padre lo destinava al notariato, ma dopo una breve e poco concludente esperienza in questo campo a Beaumont-la-Ferrière, la cittadina di origine, Achille Mignon decise di dedicarsi alla poesia. Alla prima raccolta, intitolata La Moisson, pubblicata nel 1860, succedettero altre opere, poi raccolte in due volumi di lusso nel 1875 e nel 1877, rispettivamente Nouvelle Poésie e Première Poésie, presso l'editore parigino Alphonse Lemerre. Anche se l'ispirazione di Mignon è indubbiamente regionale e campestre, non bisogna fraintendere il significato del successo discreto di cui godette nell'Ottocento il poeta di Beaumont-la-Ferrière, vincitore di diversi premi anche accademici. Come ebbe a scrivere nel 1900 un suo biografo, Clément Dubourg, la renommée de Mignon ne doit rien à son pays natal qu'il a reçu toute faite de Paris. L'affermazione resta certo enfatica ed iperbolica per un poeta che fu e restò minore, ma si rivela fondata se si considera il secondo aspetto della produzione di Mignon, ovvero la sua opera di raccoglitore e trascrittore di letteratura orale popolare e di musica folcloristica, opera per la quale egli continua ancora oggi a suscitare l'interesse del pubblico e dei ricercatori. In effetti, a partire dal 1876, Mignon si dedica alla cultura popolare e, con l'aiuto di un violinista, intraprende un imponente lavoro di raccolta di canti popolari della Nièvre, con un'attenzione finora inedita al legame tra parole e melodia, che vale tra l'altro a Mignon di essere considerato oggi uno dei padri dell'etnomusicologia. E già i titoli di alcune delle sue prime raccolte, Chants agrestes e Musettes et Clairons, cioè pive e trombe, manifestano una particolare sensibilità alla dimensione musicale. Allargando il suo raggio di azione, Mignon si interesserà ad ogni aspetto della cultura popolare, trasmessa in forma orale, fiabe e favole, incantazioni, preghiere ad uso medico, indovinelli, credenze popolari, costumi. Da questo lavoro di folclorista usciranno soprattutto, tra il 1906 e il 1910, i tre volumi di Littérature orale et tradition du Nivernais, presso l'editore parigino Leroux. Questa importante impresa di prima mano era stata preceduta dalla pubblicazione di antologie di poesia popolare straniera, Chants populaires de la Grèce, de la Serbie e du Monténégro nel 1891, poi
Chants oraux du peuple russe nel 1893 e infine Ballades et chansons populaires tchèques et bulgares nel 1894. Benché Achille Millien sia un buon conoscitore di lingue straniere, come testimoniano tra l'altro i suoi innumerevoli carteggi con studiosi e letterati internazionali, nonché la sua attività di traduttore di poeti contemporanei. Queste tre antologie offrono ben poco materiale inedito e si presentano per lo più come traduzioni di traduzioni o addirittura, nonostante le inevitabili proteste di fedeltà, vere e proprie riscritture poetiche, già che Millien sceglie la traduzione versificata. Va detto subito che il volume di canti popolari della Grecia, della Serbia e del Montenegro contiene nella prefazione, in cui Achille Millien riconosce di basarsi sulle raccolte già esistenti, un riferimento d'obbligo a Tommaseo, citato insieme a Fauriel, Marcellus, Passoff e Émile Legrand. Benché si tratti di elementi assai noti, non è forse inutile delineare il contesto francese nel quale si manifesta l'interesse di Millien per la poesia popolare e nel quale matura il suo progetto di diventare folclorista. Mi limiterò a ricordare fatti e date, pubblicazioni e decisioni istituzionali che dimostrano come l'impresa di Millien si iscriva in un ampio movimento di invenzione, insieme scoperta e ricreazione letteraria, del patrimonio popolare nazionale. Lascio da parte l'azione fondamentale di Fauriel, nella misura in cui essa non riguarda la cultura popolare francese, e scelgo come data emblematica il 1839, quando il Vicomte Hersart de la Ville Marquet, di cui Donatella Martinelli ha già parlato, pubblica la raccolta di canti bretoni intitolata Barzaz Breiz, opera immediatamente criticata per l'alto tasso di interventismo iperletterario caratterizzante la trascrizione e la traduzione, ma opera fondamentale per il successo che incontrò presso il pubblico. E tra l'altro la Ville Marquet fa parte dei corrispondenti di Millien. A questo proposito vorrei sottolineare quanto lo stesso Tommaseo, negli anni del suo esilio francese, fosse sensibile agli esordi di questo movimento francese di interesse per la poesia regionale e in particolare per la poesia bretone. La fine del libro primo di Fede e Bellezza contiene la riduzione, tradotta in italiano, di un canto popolare bretone consegnato non da La Ville Marquet, ma da un altro scrittore bretone, tale Émile Souvestre, che del suo lavoro aveva dato un saggio nell'articolo Poésie populaire de la Basse-Bretagne, pubblicato sulla Revue des Deux Mondes nel 1834. E abbiamo una notazione del diario intimo che registra la lettura di questo articolo da parte di Tommaseo. E quindi il canto è precisamente L'Orphelin de l'Agnon. Fine della parentesi bretone. Quindi pare evidente che già all'altezza della stesura del romanzo, Tommaseo si teneva informato delle prime manifestazioni dell'interesse dei francesi per i canti popolari, interesse promosso poi da un importante articolo di Gérard de Nerval intitolato Les vieilles ballades françaises, pubblicato il 10 luglio 1842, vero e proprio manifesto romantico a favore della poesia popolare. Ma la svolta decisiva avviene nel 1852, quando il ministro dell'Instruction publique et des cultes, Hippolyte Fortoul, lancia un'ampia indagine su scala nazionale, la cosiddetta Enquête Fortoul, sulle poesie popolari della France. Tuttavia, per mancanza di mezzi e di coordinamento, ma anche di preparazione metodologica, i raccoglitori rinunceranno alla pubblicazione e il materiale raccolto verrà consegnato alla Bibliothèque Nationale nel 1877,
proprio nel momento in cui il nostro Millien inizia la sua operazione locale di ricerca e raccolta. Nell'introduzione al volume Chants et chansons du Nivernais, Millien racconta la propria esperienza in questo contesto, insistendo sul movimento che, dalla fascinazione infantile per i canti popolari della Nièvre, lo portò al disprezzo, legato sia ai pregiudizi inculcati dalla sua formazione classica, sia all'ammirazione per la poesia popolare straniera, giudicata superiore a quella locale, prima della scoperta dell'inganno degli editori. Allora, non leggo la citazione, di cui vi ho proposto anche una traduzione letterale, ma l'ho sintetizzata. Ecco, Millien racconta di un interesse molto precoce che poi è stato in qualche modo represso di fronte alla bellezza della poesia popolare straniera, interesse poi risuscitato in una fase ulteriore. Millien sottolinea poi il carattere pionieristico del suo lavoro, iniziato prima delle pubblicazioni di Prosper Tarbet, che si occupò della Champagne, Théodore Poudet puis Maigre, attivo nell'est della Francia, e Jérôme Bugeaud, collettore di canzoni nella Charente. Anziché celebrare la precocità del suo interesse personale, Millien preferisce tuttavia condannare in qualche modo il ritardo della Francia rispetto alle nazioni vicine. Di nuovo, per ragioni di tempo, non leggo la citazione, ma è una constatazione, diciamo, del ritardo della Francia. Pur tenendo conto della componente autocelebrativa di tale ricostruzione, che tende a valorizzare l'iniziativa personale, bisogna prendere atto, in effetti, della situazione particolare della Francia in fatto di poesia popolare rispetto ad altre nazioni. Come ben si sa, l'interesse per la cultura popolare in Europa, quale cominciò a manifestarsi nel Settecento, corrispondeva anche a un progetto ideologico di fondazione delle letterature nazionali. In Francia, dove il problema della lingua e della letteratura nazionale si pone in termini diversi e meno polemici, l'interesse per la cultura popolare si caricò di una dimensione prevalentemente estetica, interna al campo letterario, e scelse come oggetto privilegiato prima la cultura popolare straniera e poi solo in un secondo tempo la cultura regionale, rielaborata e riformulata per l'élite colta, il più delle volte senza intento di promuovere la cultura popolare ad autentica cultura nazionale, progetto in qualche modo insensato nel contesto francese. Millien, che solo nella seconda metà degli anni 70 dell'Ottocento si dedica alla raccolta di tradizioni orali, illustra bene la complessità dei processi in atto nella costruzione ottocentesca dell'idea di poesia popolare e nel suo caso anche di canzone popolare. Vi è in effetti una costante sovrapposizione nella sua attività di diverse pratiche: lettura di poesie francesi e straniere con una predilezione marcata per i temi e le forme popolari, composizione personale di poesie originali, ma direttamente ispirate al terroir, all'ambiente campagnolo della Nièvre e alle sue tradizioni, studio delle antologie di poesia popolare pubblicate all'estero e in Francia, valorizzazione della dimensione estetica anche nell'attività di reperimento svolta in maniera empirica senza un metodo chiaramente definito. In questo senso, Millien resta un poeta anche quando diventa folclorista, ed è proprio come poeta, più che come folclorista in fieri, che il giovane Millien decide nel 1865 di rivolgersi a Tommaseo. Allora, ma prima di passare
al breve carteggio che i due scrittori intrattennero tra il 1865 e il 1870, vorrei proporre una brevissima digressione sulla fortuna di Tomaseo in Francia negli anni 50 e 60 dell'Ottocento. In effetti, diversamente da quanto spesso si crede, Tomaseo godette in Francia di un certo prestigio, insieme politico, morale e letterario, come attore del Risorgimento, come scrittore e come esperto di canti popolari. Rimandando ad altra sede un esame più sistematico della ricezione di Tomaseo in Francia, mi limiterò qui a citare alcuni interventi critici di qualche rilievo nella stampa del tempo e, a dire il vero, mi concentro quasi esclusivamente sulla Revue des Deux Mondes, in quanto rivista più influente, più letta, più diffusa. Allora, nel 1848, la Revue des Deux Mondes pubblica un articolo della principessa di Belgioioso dedicato alla rivoluzione veneziana, che presenta Tomaseo come una figura eroica di grande fascino romantico, ritratto che verrà poi ripreso e arricchito da Marc Monnier nel saggio intitolato L'Italie est-elle la terre des morts, pubblicato dall'importante editore Hachette nel 1860. Nel 1854, sempre sulla Revue des Deux Mondes, si legge un articolo di François-Thomy Perrins intitolato Le roman et les romanciers en Italie, che contiene una pagina particolarmente elogiativa sul duca d'Atene e su fede e bellezza. D'altra parte, tutti i saggi francesi sulla poesia popolare in Europa contengono almeno un'allusione al lavoro di Tomaseo. Edmé Jacques Benoît Ratery, autore di diversi studi storici sulla letteratura, propone nel 1862, sempre sulla Revue des Deux Mondes, un articolo intitolato Les chants populaires de l'Italie, che cita diverse volte i canti raccolti da Tomaseo. Lo stesso vale per l'antologia del 1865 Chants populaires de l'Italie, curata da Jean Caselli, che si limita a tradurre in francese il materiale raccolto da altri e soprattutto da Tomaseo, primo ad essere citato nella prefazione. Je dois maintenant nommer et remercier les plus patients chercheurs qui ont recueilli ces vers. Pour ceux de la Toscane, je citerai d'abord Tomaseo. Ma l'intervento più significativo sul piano poetico, che consacra Tomaseo come uno dei poeti maggiori dell'Italia contemporanea, è indubbiamente quello di un certo Brisset, personaggio a dire il vero abbastanza oscuro, che nel 1859 pubblica un articolo intitolato La poésie et les poètes en Italie, in cui si legge il seguente giudizio particolarmente interessante per il legame che viene istituito tra creazione poetica, lavoro linguistico e studio delle tradizioni popolari. Depuis la mort de Grossi, M. Tomaseo et M. Prati soutiennent presque seuls parmi les vivants l'honneur de l'école. Romancier, publiciste, philologue, poète, M. Tomaseo a également réussi dans tous les genres. En 1832, il s'était retiré sur la montagne de Pistoia, en Toscane, pour n'avoir plus commerce pendant un temps qu'avec ses admirables paysans qui parlent encore au XIXe siècle la langue du XVe, celle de l'Arioste et du Tasse, de Machiavel et de D'Avanzati. Là, il recueillit de la bouche de ces hommes primitifs les chants populaires qu'ils se transmettaient de père en fils. Sans parler de l'intérêt qui s'attache à la publication dont ces chants furent plus tard l'objet, on comprend tout ce que M. Tomaseo dut gagner personnellement à un pareil labeur. Et dopo queste lodi sperticate, l'autore cita parzialmente, traducendo in prosa, l'ode del 1835 sull'universo come esempio caratteristico della poesia tomaseiana. Ora, il percorso che porta il giovane Millien a mandare la prima lettera a Tomaseo è abbastanza delicato da ricostruire.
Pur avendo presto scelto di restare fedele alla regione di origine senza quasi mai spostarsi, il poeta di Beaumont-la-Ferrière fu sempre attento alla costruzione di una rete nazionale e internazionale di contatti con corrispondenti prestigiosi. Lamartine, Victor Hugo, Sainte-Beuve, per citare solo i più noti, grazie ai quali Millien sperava di accrescere la propria fama, ma anche la propria biblioteca, già che spesso le lettere di lui manifestano esplicite speranze di ricevere in omaggio le opere dei suoi colleghi letterati. A questo proposito, per limitarmi al campo italiano, ricorderò che Millien, in anni posteriori al carteggio con Tommaseo, entrò in relazione con Angelo de Gubernatis, con l'erudito lusofono Antonio Padula, il folclorista Stanislas Prato, Tommaso Cannizzaro o ancora Pitré. Per tornare all'inizio della corrispondenza di Millien con Tommaseo, non si sa bene come sia sorta nella mente del giovane poeta francese l'idea di rivolgersi all'ormai anziano dalmata, forse su consiglio di qualche altro letterato francese o straniero, ma pare probabile che Millien abbia avuto sentore della fama di eroe nazionale e di grande poeta popolare di cui era avvolto il nome di Tommaseo. Mi sembra in particolare possibile ipotizzare che Millien abbia letto l'articolo del 1859 della Revue des Deux Mondes, in cui tanto si decantava l'opera poetica di Tommaseo, rinvigorita a contatto con il popolo toscano. Sta di fatto che il 5 dicembre 1865 Millien manda la prima lettera a Tommaseo. Premetto subito che l'esile carteggio che ne derivò fu pubblicato da Petre Ciureanu già nel 1950 in appendice al volume Gli scritti francesi di Niccolò Tommaseo. I motivi che mi spingono ora a presentarvi nuovamente questi documenti sono insieme interpretativi e metodologici. Prima di tutto, Petre Ciureanu sfrutta il carteggio di Millien e Tommaseo in una prospettiva quasi esclusivamente linguistica, come documento della rinuncia da parte dello scrittore italiano all'uso della lingua francese, già che appunto Tommaseo risponde sistematicamente in italiano al poeta di Beaumont-la-Ferrière. Tutto quello che nello scambio riguarda la riflessione sulla poesia e i reciproci giudizi estetici viene tralasciato, così come le informazioni sulla vita e l'opera di Millien sono spesso molto approssimative. Inoltre, la trascrizione delle lettere di Tommaseo venne effettuata dal Ciureanu sulla base delle copie conservate tra le carte Tommaseo della Nazionale Fiorentina, mentre ho controllato gli originali conservati sotto la segnatura 82J2328 presso le Archives départementales de la Nièvre, che racchiudono due pezzi, certo molto modesti, che Petre Ciureanu non aveva potuto includere nel suo saggio, ovvero un brevissimo biglietto e un ritratto datato del Tommaseo. Ovviamente, all'altezza cronologica di cui parliamo, nessuno degli originali delle Archives départementales de la Nièvre è un manoscritto autografo. Ma questi documenti contengono informazioni materiali, a cominciare dalla data precisa di ogni lettera, che spesso Ciureanu era stato costretto ad ipotizzare per le copie conservate a Firenze, con qualche inevitabile errore. Allora, citerò per intero soltanto le risposte di Tommaseo, che comunque sono brevi, e riassumendo le lettere di Millien. La prima lettera di Millien, quindi del 5 dicembre 1865, si presenta come un hommage d'admiration legato al prestigio acquisito da Tommaseo in Francia. Vous avez dès longtemps conquis en France la plus légitime popularité et justice est rendue à votre talent comme à votre caractère. Nella logica del do ut des, che spesso prevale negli scambi epistolari di Millien, il poeta francese comincia con l'annunciare il suo progetto di tradurre alcuni frammenti della poesia di Tommaseo,
prima di chiedere all'illustre maître la lista precisa delle sue opere, nella speranza di farsele inviare dall'editore italiano. La scarsa conoscenza diretta che Millien ha dell'opera di Tommaseo traspare nell'allusione a un'edizione delle opere complete, richiede i riferimenti dell'edizione delle opere complete. E richiede altresì un esemplare dei Canti Popolari come una delle opere più significative di Tommaseo. Chiede anche una fotografia di Tommaseo, mentre promette a sua volta di inviare la raccolta Musettes et Clairons di imminente pubblicazione, sempre nella speranza di una recensione su una rivista italiana. La lettera termina con un postscriptum nel quale il poeta francese chiede a Tommaseo l'indirizzo di Prati. Non so come Tommaseo abbia apprezzato il riferimento, la richiesta di mettersi a contatto con Prati. Abbastanza fredda e frettolosa la risposta che il Tommaseo manda al suo giovane ammiratore francese in data del 13 dicembre 1865. Signore, attendo i suoi versi e procurerò che in qualche giornale se ne faccia menzione, ma gli italiani assorti nelle cose politiche danno adesso ai giornali letterari poca cura. Il signor Prati è in Firenze e credo che ci rimanga. I canti popolari, greci, lirici, toscani, corsi, furono in Venezia stampati dal Tasso in 4 volumi. Dei miei versi le mando la prima stampa, ma altri più sono nel primo volume dei miei nuovi scritti, circa 25 anni fa stampati in Venezia dal gondoliere. Delle altre cose mie, a darle nota il tempo mi manca, che vuol rispondere prontamente alla cortese sua lettera. Accolga i ringraziamenti del suo affezionato Niccolò Tommaseo. Entusiasta invece, come bisogna aspettarselo in uno scambio così asimmetrico, la risposta di Millien il 22 dicembre 1865, che allega un esemplare di Musettes et Clairons e afferma di aver letto con sommo piacere le confessioni. J'ai reçu votre envoi avec bonheur et je me suis délecté de la lecture de vos poésies. Il poeta esordiente ribadisce il suo desiderio di possedere una fotografia di Tommaseo, richiesta che può stupire nella misura in cui verosimilmente lo scrittore italiano aveva incluso nella sua lettera un ritratto litografico conservato tra le carte di Millien. Ritratto che reca appunto la data del 13 dicembre 1865, ovvero la stessa data della prima lettera di Tommaseo. Più interessante sul piano del contenuto letterario è la lettera del 1 gennaio 1866 che Tommaseo scrive dopo aver letto la raccolta di Millien. Pregiato signore, a me che per intero non leggo quasi mai versi italiani moderni, nonché francesi, i suoi, signore, fecero dolce forza e conosco già quasi tutto il volume e ci sento il poeta. Non volendo ad altri imporre il mio sentimento e non sperando che altri lo esprima così vivamente come io lo provo, penso di scriverne io stesso e le farò pervenire il giornale, non potrei dire quando, perché ciò non dipende da me, creda alla stima del suo devoto Tommaseo. La sincerità dell'interesse di Tommaseo per la poesia di Millien pare fuori dubbio. Si è passati dalla cauta, vaga e impersonale promessa della prima lettera, procurerò che in qualche giornale se ne faccia menzione, a un impegno in prima persona, penso di scriverne io stesso, mentre l'espressione ci sento il poeta suona come uno dei più calorosi complimenti di cui sia capace lo scrittore italiano. Tra l'altro Tommaseo non tarderà a mantenere la promessa, pubblicando nel marzo 1866 per la rassegna bibliografica della rivista La Gioventù una lunga recensione di Musettes et Clairons frammischiata di personalissime traduzioni. L'articolo fu poi ripreso tale e quale nella quarta ristampa del Dizionario Estetico, che quindi contiene una voce a Gilles Millien. L'introduzione della recensione comincia con il celebrare una poesia dove i sentimenti onesti con più vigore risaltano da forme di semplicità vereconda,
poesia che verrà illustrata da una selezione di componimenti, dal patriottico Fraternum Carmen a più rappresentative poesie lirico-campestri, di cui Tommaseo sottolinea l'ispirazione anacreontica. Tommaseo cita altresì, senza tradurlo, un breve componimento narrativo, Le Serment, che lo stesso Millien presentava come derivato da un canto popolare, D'après un chant populaire. L'articolo si conclude con la poesia di Millien che Tommaseo ritiene più riuscita, La plainte de l'arbre, ma dichiarandosi insoddisfatto della propria traduzione, la mia versione rende la poesia come prosa può e prosa mia, il poeta italiano sceglie di dare anche l'originale francese. Allora, cito soltanto la fine della recensione, perché ci interessa per la riflessione sull'ispirazione popolare quale la intende Tommaseo. La crise, quindi, che è un termine usato da Millien, e il solo in questo componimento è un dei pochi in tutto il libro che sappiano della vecchia maniera accademica, tutt'altra cosa dal fare dell'antico verso francese al quale il giovane poeta risale felicemente e sale ancora più in alto alle fonti dell'antica bellezza, degno però di sentire la poesia popolare e di renderla senza affettata volgarità. Tema egli però la parafrasi, egli che della perifrasi sa schermirsi con raro valore, e giacché in Francia, eppure del sangue greco, nella leggiadra e potente brevità, egli sia greco. Ai più dei moderni la poesia non pare poesia se non dilaga in dissertazione, ma il proprio della ispirazione verace è, siccome lo sciogliere i suoi voli franca, così imperiosa sopra sé contenerli, sapersi fermare a tempo è la condizione della grazia e della grandezza, della virtù e della gloria. E ritroviamo in qualche modo l'elogio della brevità di cui si parlava appunto prima a proposito dei canti lirici. E quindi Tommaseo presenta qui l'attività poetica come un movimento archeologico, anamnesico, di ritorno alle fonti dell'antica bellezza, intesa sia come retaggio della cultura classica, sia come rifiuto della maniera accademica a favore di una riscoperta anche della poesia nazionale, l'antico verso francese, sia infine come empatia con la poesia popolare più autentica. Millien, che sperava di poter mandare a Tommaseo la seconda edizione accresciuta di Musette et Clairon, risponde solo il 19 novembre 1866, manifestando una gratitudine totale per l'articolo apparso sulla gioventù. Je ne saurais vous dire combien j'ai été touchée du suffrage que vous avez bien voulu m'accorder avec une indulgence si gracieuse. Croyez bien que je sais apprécier l'honneur que vous avez fait à mes humbles vers. Les encouragements que vous me donnez sont pour moi la meilleure des récompenses. E in effetti troviamo nella prefazione della seconda edizione della raccolta, nel 1867, un riferimento a Tommaseo che entra a far parte dei nomi prestigiosi che il poeta francese intende ringraziare e anche sfruttare come garanti letterari alle soglie della sua opera. Non sappiamo se Tommaseo abbia risposto diffusamente a Millien. L'unica conferma della ricezione della seconda edizione di Musette et Clairon si trova in un brevissimo biglietto conservato sempre alle Archives départementales de la Nièvre in data 9 gennaio 1869. Al signor Millien augura componimenti quali La leggenda della canapa e la campana Niccolò Tommaseo. Tommaseo allude alla Légende du Chanvre e molto probabilmente a Le baptême de la cloche, due componimenti allegorici nuovi accolti nella seconda edizione di Musette et Clairon. Benché alla Biblioteca Nazionale di Firenze non ci siano tracce di altre lettere di Millien, il poeta francese ha sicuramente inviato a Tommaseo anche un esemplare della sua raccolta del 1870, Légende d'aujourd'hui, poème suivi de lides et sonnets, già che l'ultimo documento conservato presso le Archives départementales de la Nièvre è una lettera del Tommaseo in data del 27 marzo 1870 che ringrazia Millien per il novello volume. Pregiato signore,
ella ha fatto veramente di sua proprietà un mio concetto, del quale onore io la ringrazio rallegrandomi del suo novello volume, raccomandandole di conciliare la semplicità del linguaggio vivente con la dignitosa scioltezza dei grandi antichi, la dipintura fedele delle cose naturali, con quella parsimonia che è la potenza dell'arte e di cercare l'efficacia del numero in altro che nella materiale imitazione dei suoni, giacché non è un eco la cetra. Creda la riverenza del suo devoto Tommaseo. L'inizio della lettera allude alla presenza nella raccolta di Millien di una poesia presentata come ispirata a Tommaseo, Le Matin, fragment d'après Niccolò Tommaseo. Allora vi ho proposto, quindi non leggo la poesia di Millien, ma vi ho proposto anche una traduzione letterale che permette comunque di risalire anche all'originale di Tommaseo. In effetti questo frammento di Millien è la libera traduzione delle ultime 5 strofe del componimento Il Mattino, componimento del 1853, apparso nell'opuscolo del 1857 per le nozze di Paolo Gentile Farinola, di cui parlava appunto Manlio Pastore Stocchi ieri. Non so come l'opuscolo possa essere arrivato fino a Millien. Non ebbe ovviamente nessuna diffusione in Francia, già le copie erano ben poche in Italia. Possiamo ipotizzare un invio personale di Tommaseo, ma sta di fatto che appunto Millien si ispira a questo componimento del 1853. E appunto finisco appunto con la presentazione delle strofe di Tommaseo, per non finire su Millien ma su Tommaseo, e vorrei dire due parole del giudizio di Tommaseo sulla poesia di Millien nella fine della lettera che ho appena letto. Quindi la fine della lettera del 27 marzo 1870. Abbiamo visto che la fine della lettera è decisamente più critica e riprende, variandoli, i termini dell'articolo del 1866 che alludeva al doppio pericolo della perifrasi e della parafrasi nella poesia di Millien. Per Tommaseo, la semplicità del linguaggio poetico non deve escludere il ricordo del modello classico, l'osservazione minuta della natura non deve portare a un descrittivismo di maniera né ad una pura armonia imitativa, la materiale imitazione dei suoni, il che costituisce un invito a conciliare la sensibilità soggettiva e lo studio poetico, soprattutto del ritmo, del numero. Non è un eco la cetra. Su questa metafora, insieme programma poetico personale e consiglio di un poeta anziano a un giovane emulo, si conclude il breve carteggio tra Millien e Tommaseo. Si tratta, ripeto, di un episodio certo minore nella biografia e nell'opera dello scrittore italiano. Eppure l'interesse e la stima reciproca dei due poeti, che condividevano un intero repertorio tematico e ideologico, articolato attorno alla ricerca dell'autenticità, all'amore della natura, al culto del popolo, alla fede cattolica più schietta, ci ricorda la necessità di studiare contemporaneamente, senza dissociarle, l'elaborazione di una poetica personale, la nascita dell'interesse per la poesia popolare, la trascrizione delle tradizioni orali, la traduzione, la ricerca di una solidarietà transnazionale tra letterati e studiosi, desiderosi di scambiare idee, linguaggi, forme poetiche in una Repubblica delle Lettere che diventa anche, appunto, Repubblica dei Canti. Vi ringrazio. Grazie alla dottoressa Jeandrea Claudel per questa relazione davvero interessante, tutt'altro che minore, apre altre geografie, connessioni con la Francia.
ci sarebbe tanto da ragionare in merito. Il tempo è tiranno. Do subito lo spazio alle domande.